Ma questo devo dire è un lavoro davvero enorme che ha richiesto del tempo tra il Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti. Un lavoro di cooperazione istituzionale direi eccellente che va a riqualificare un'area di periferia in modo concreto, con investimenti di ricaduta sia sulla riqualificazione, nuove residenze, terziario, anche sulla sicurezza, una caserma dei carabinieri, nuovi edifici, abbattimento di quelli vecchi. Ma anche risorse per circa 28 milioni di euro per il pubblico, quindi da parchi, attrezzature, scuola, fruibilità collettiva, quindi insomma credo che è una grande opera che serve alla città di Napoli. Però colgo anche l'occasione per ringraziare Cassa Depositi e Prestiti per il lavoro ottimo che stiamo facendo negli ultimi tempi, già da molti mesi, insieme per Napoli, anche lo sportello che oggi inaugurano nel centro di Napoli, un segnale importante per la città, per le imprese, per l'economia. Stiamo facendo un grande lavoro insieme per la rigenerazione urbana, per la valorizzazione del patrimonio. Ci terrei a sottolineare, non vendita del nostro patrimonio, ma valorizzazione insieme, mettendo risorse centrali e locali. Ringrazio anche il governo per l'attenzione che ha mostrato nel dare impulso a tutto questo. Un grande lavoro di squadra dove il Comune di Napoli, devo dire la verità, con i suoi assessori e con la mia anche guida personale, è stato determinante.